che tu portava l'iPad, ma no, l'iPad non si vede la partita. Ah, non so se. Esiste il primo Gattuso, che no, tende molto ad aprirsi, a giocare molto. Massimo Vincenzo, Kazilinski, controllo decisivo in Spagna contro il Real Sociedad, Politano. Non sono mai da soli su questi cross dentro l'area, Napoli trova sempre uno, due, anche tre giocatori del. Il primo tempo Napoli 1 con gol di Politano con una grande giocata individuale, assist di Zielinski e gol di Politano 1-0 contro il squadra di Europa League. Un primo tempo che non mi è piaciuto tantissimo, Napoli lento, con Petagna che diciamo un po' un macigno. E Zielinski, a parte questa giocata, questo ruolo di trequartista che lo mette Gattuso, non mi piace e non ha fantasia, non gioca bene. Anche i resti dei giocatori, Insigne e Mertens in panchina, penso che entrano nel secondo tempo. Credo che il Napoli debba ancora tanto lavorare. Meret ha fatto una grande parata, però poi sul primo tiro non mi è piaciuta la parata che ha fatto perché era lenta e la poteva parare. Diciamo, Meret, croce delizie, e a volte fa bene, a volte fa male, deve crescere molto. La difesa, così cose, comunque, Rijeka ha avuto delle occasioni che si è divorato, e Napoli svogliato e lento, c'è molto da lavorare, ragazzi. Speriamo in un secondo tempo migliore, un primo tempo che non mi è piaciuto tanto. Porto solo di buono il risultato che abbiamo segnato, siamo 1-0, e la dedichiamo ovviamente questa vittoria, se mai dovesse venire questa vittoria, al grande Diego Armando Maradona, unico e inimitabile, numero 10 del Napoli, che oggi ovviamente sarà tutto dedicato a lui, bellissimo, tutti quanti con il numero 10 della spalla, i giocatori del Napoli per la partita, un minuto di silenzio, io ho messo fuori al mio terrazzo a inizio partita la sciarpa del Napoli rosa e azzurra, e per ricordarlo, come tutti a Napoli abbiamo messo fuori i terrazzi e fuori il balcone, abbiamo messo sciarpe, e lumini, candele, e l'ho fatto anch'io, ho fatto un mini breve video dove ho messo la sciarpa e la bandana azzurra, grande Diego, numero 1 e un auguro al mondo, e Diego, Diego, ole, 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 Diego, Diego, oh mamma, sai perché mi batte il corazon, ho visto Maradona, ho visto Maradona e mamma innamorato. Grande, grande Diego, per sempre numero 10. Mi sono commossa, inizio partita e basta, ci vediamo nel secondo tempo con la live reaction della partita. Velkovski, resta in compagnia nazionale Elmas. Prima, perché ormai mancherò Napoli 13 2, minuti, Rijeka 0, quindi potevo sapere Lozano qualcosa e di il più. pocio Rosman, grande Lozano, perché Belgulio nel e secondo grande tempo, assist. a parte qualche sorso. Finisce qui, Napoli Napoli 1, Rijeka vince 0, la prima Politano senza e Diego Lozano. Armando In Maradona. onore di Diego Adesso Armando Maradona, Gattuso questo è il protesta primo per il Europa recupero, League. poi troppo. Grande Super Sport torniamo. vittoria del Napoli. E un secondo tempo dove il Napoli ha giocato molto meglio, e con l'entrata di Mertens, Lozano, Insigne, e quindi meglio. Insigne si è divorato di gol e bella partita. Secondo tempo, anche se con molto meglio del primo, comunque primo tempo un po' così, e come si dice nel mondo dello spettacolo, show must go on. Nonostante le brutte giornate che stiamo passando dovuto alla morte del grande Armando Maradona, purtroppo la vita va avanti, come si dice, calcio va avanti, difficile, ma bisogna farlo. E come diceva Maradona, bisogna sempre giocare e per la maglia, perché il calcio deve andare avanti. Bella vittoria, e ci voleva questa vittoria per immolare, e non avrei preso quello anche se abbiamo andato anche troppo modo, a volte sotto porta ci sono arrivati troppo facilmente. La coppia Koulibaly Maximovic, secondo me, è migliore di Koulibaly Manolas a volte, come a volte Manolas Maximovic è meglio di Manolas Koulibaly. E buona partita di Dem. Zielinski a tratti anche bene, bisogna lavorare molto. Napoli-Roma non sarà facile. C'è da dire che Gulam, mi fa piacere che Gulam ha giocato bene. Mi auguro Gulam possa tornare quello di prima, dell'infortunio di tanto tempo fa. Isai, speriamo che torna presto. Isai non l'avrei mai detto, ma Isai ci manca tanto, perché è attualmente uno dei migliori terzini. Gulam, se si prende, sì, ma tra
tra Mario Rui, Lorenzo che quest'anno così così, e speriamo che torni anche presto Osimhen, perché Petagna, io ho sempre detto Petagna mi piace molto e forte, però Petagna sinceramente mi sta un po' deludendo col Milan oggi in generale, mi aspetta qualcosina in più da parte di Petagna. Per il resto Gattuso deve ancora lavorare molto a livello difensivo, centrocampo, in attacco, modulo. Oggi prendiamo questa vittoria, la dedichiamo al grande Diego Armando Maradona, la dedichiamo a lui, e che sarà sempre nei nostri cuori. Tra poco stato verrà dedicato a lui, Diego Armando Maradona verrà chiamato, bellissima cosa, e ex San Paolo, stadio Diego Armando Maradona di Napoli, bellissimo, applausi. E che dire, ci vediamo nei prossimi video, sempre forza Napoli, forza Maradona, forza Diego Armando Maradona, sempre, sempre nei nostri cuori. E qui ho ancora la bandiera e la sciarpa del Napoli azzurro qui, ecco, e qui azzurra la bandana e la sciarpa in onore di Maradona. Ciao a tutti ragazzi da Alessia, Napoli da 91.